reti a banda larga, strumento indispensabile per la digitalizzazione dei servizi. Sul versante lavoro ci sarà una revisione degli ammortizzatori sociali, con procedure snellite per la cassa integrazione dopo i problemi e le lungaggini emersi nel lockdown. Scuola e sanità saranno rifinanziate, con un occhio di riguardo per i sistemi di didattica a distanza e telemedicina, anche in previsione di una possibile seconda ondata pandemica. Infine c'è il piano verde per la sostenibilità, con incentivi per transizione energetica, lotta allo spreco alimentare, economia circolare e mobilità dolce. E adesso parliamo di bollette che in Italia restano tra le più alte in Europa nonostante le variazioni a ribasso registrate durante il lockdown da luce e gas grazie al calo del prezzo del petrolio. Abbiamo avuto un meno 18,3% per la bolletta dell'energia elettrica, un meno 13,5% per il metano. Facciamo il punto con Stefano Besseghini, presidente dell'ARERA, l'autorità per l'energia, le reti e l'ambiente, che è collegato con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora, Presidente, secondo il vostro ultimo rapporto l'Italia paga bollette del gas più elevate della media della zona euro. Pesano più dei costi della materia prima i costi degli oneri collegati come le accise. Un'anomalia che si può correggere? Ma è una caratteristica che affligge, diciamo così, il nostro costo dell'energia, le nostre bollette, le nostre tariffe da qualche anno. Era anche qualche anno obiettivamente che stavamo conoscendo un trend di decrescita. Quindi questo segnale del 2019 è leggermente in controtendenza, anche se registra una operazione straordinaria che venne fatta nel 2018 proprio per un prezzo particolarmente alto della materia prima in quella fase. Quindi sarà importante tenere monitorata l'evoluzione di questa situazione. Il dato poi va disaggregato, come sempre in questo tipo di statistiche, sull'effettivo peso nelle singole classi di consumo. Abbiamo alcune classi di consumo in cui comunque teniamo un prezzo più basso di altri paesi e il settore industriale in alcuni casi è anche più competitivo di paesi come la Germania, ma certamente il dato medio è ancora troppo elevato. Ecco, la forte riduzione sulle bollette di luce e gas decisa durante il lockdown anche a seguito del crollo del prezzo del petrolio, lo dicevamo, quali risparmi ha prodotto per consumatori e imprese e guardando al futuro ci dobbiamo aspettare nuovi aumenti secondo lei? Credo che sicuramente gli interventi sono stati degli interventi, ahimè, dettati evidentemente dalla contrazione dei consumi e dal crollo del costo delle materie prime, ma certamente hanno dato una mano in questa fase. Non dimenticherei peraltro l'intervento anche straordinario fatto per le piccole e medie imprese in particolare, chiuse nella riduzione delle quote fisse, delle bollette. Certamente adesso è un bel dibattito aspettarsi un aumento dei costi legato a una ripresa economica e anche un po' forse quasi un auspicio. Certamente il segnale di trend sarà un trend positivo in rialzo, anche se gli effetti sono ancora di difficilissima lettura in questa fase. Siamo ancora nel mezzo di una situazione evidentemente di crisi, i segnali dell'economia sono in ripresa, ma evidentemente è ancora tutto molto incerto. Ecco, come sono cambiati proprio durante la pandemia i consumi, sia a livello industriale che privato, e che cosa prevedete per l'autunno? Ma in realtà c'è stato un crollo direi molto significativo nel periodo marzo-aprile, che è coinciso con il lockdown. È stato un crollo importante dell'ordine del 30-35% rispetto ai consumi dell'anno precedente. Devo dire che poi anche la ripresa è stata abbastanza sollecita. Adesso siamo all'incirca qualche punto percentuale sotto i consumi degli anni precedenti. Naturalmente quella diminuzione lascerà il segno nel corso dell'anno. Ci saranno evidentemente aggiustamenti importanti che il sistema dovrà tenere in considerazione. Nel corso della fase di Covid e di emergenza più significativa abbiamo anche conosciuto una caratteristica del sistema energetico abbastanza peculiare, perché le rinnovabili hanno contribuito in maniera assai importante e il costo di stabilizzazione del sistema pure ha avuto un incremento significativo. Forse è stato quasi una specie di stress test, quasi una verifica di quello che, a cui andremo incontro nella evoluzione del sistema energetico, che conoscerà sempre più rinnovabili e sempre più necessità di tenere stabile il sistema. Certo, l'emergenza ci ha costretto a confrontarci con questa struttura di sistema in maniera estemporanea, ma certamente ne trarremo delle informazioni importanti in prospettiva. In tutto questo devo dire onore al fatto che il sistema energetico italiano ha dimostrato di essere resiliente, di tenere
a una sollecitazione così significativa. Ecco, ricordiamo anche che durante l'emergenza i residenti nelle zone rosse potevano decidere di sospendere il pagamento delle bollette. Ora siamo nella cosiddetta fase 3, insomma bisogna rimettersi in regola con i pagamenti. Ci sono delle procedure particolari da seguire? Sì, in realtà diciamo c'è stata per i famosi 11 comuni della zona rossa un rinvio totale delle bollette, c'è stato un blocco dei pagamenti per morosità per un paio di mesi, proprio nel periodo marzo-aprile, che poi è stato fatto rientrare. Tutti questi provvedimenti poi adesso danno luogo a un recupero dei mancati pagamenti che ci sono stati, ma con strumenti agevolati. Sostanzialmente vengono automaticamente proposti dei piani di rientro, sostanzialmente di ammortizzazione e rateizzazione di questi costi per periodi fino a 12 mesi. Grazie, allora ringraziamo Stefano Besseghini, buon pomeriggio Presidente, buon lavoro. Grazie a lei, buonasera.